Ben ritrovati, oggi ci occupiamo della crisi del commercio. Il netto calo dei consumi rischia di avere conseguenze davvero catastrofiche sul settore. A rischiare sono in particolare le piccole attività commerciali, soprattutto nei quartieri delle città della Campania. Di questo ne parliamo oggi con Vincenzo Schiavo, che è il presidente di Confesercenti Campania, vicepresidente nazionale. Ben ritrovato intanto, presidente, grazie come sempre. Grazie a lei e alla sua emittente, grazie mille. Allora, Presidente Schiavo, il commercio in Campania è in sofferenza, i numeri del resto sono, possiamo dire, impietosi. Cosa ci lasciamo intanto alle spalle per il 2022? Perché, come dicevo, i dati sono negativi, sono state perse 7 attività commerciali al giorno. Qual è la sua analisi? Insomma, come si spiega questo trend così negativo? Ma lo spieghiamo dal fatto che ovviamente le difficoltà sono tante che affliggono il nostro territorio. Abbiamo un mezzogiorno che da sempre corre con grande difficoltà tutta l'economia, perché abbiamo problemi atavici come le infrastrutture, come dire, la collocazione delle persone, tanti disoccupati, quindi abbiamo un'economia che funziona molto male da quella, come dire, di quel pezzo d'Italia che ci riguarda. E poi abbiamo, come tutti i paesi in Europa, ma chiaramente se uno è ben strutturato le difficoltà le affronta in maniera diversa, se già sei debole le difficoltà le affronti come li stiamo affrontando noi adesso. Quindi c'è un'economia che sta funzionando male, perché le famiglie stanno in grande difficoltà, perché il caro energia costa nella nostra regione 164 milioni di euro al mese alle famiglie campane, che ovviamente sono soldi sottratti al quello che possa essere un'opportunità, quello che possa essere l'opportunità di acquistare un paio di scarpe, un vestito, una cravatta, andare al cinema, al teatro, andare a mangiare una pizza, insomma. Quindi sono soldi che mancano nelle tasche delle famiglie. A questo si aggiunge il caro vita con il caro petrolio, e lì anche ci sono altri 174 milioni di euro di consumi in più. Le famiglie, per muoversi con le macchine e le moto e per comprare prodotti che ovviamente vengono trasportati, il 92% dei prodotti che troviamo nei nostri scaffali, che sia gastronomia, abbigliamento, moda, tutto quello che noi vediamo viene trasportato su gomme. E quindi questo ha avuto un rincaro grazie al fatto che il caro petrolio incide su tutto quello che compriamo, da pane al latte, al paio di scarpe, al vestito, all'abbigliamento, all'arredamento di casa. Tutto questo ha un costo sulla nostra quotidianità. Quindi oggi una famiglia italiana ha circa 200 euro in più di costo al mese, che in un anno sono quasi 2.500 euro e vengono sottratte dalle casse delle famiglie. Ecco, intanto, Presidente Schiavo, la Campania è sicuramente maglia nera, perché c'è un saldo negativo di 2.700 attività commerciali che sono state cancellate nell'ultimo anno. Perché, le chiedo, sono soprattutto i piccoli esercizi commerciali a soffrire questa situazione di difficoltà, e soprattutto quali sono i settori più penalizzati, possiamo dire, perché si è salvato probabilmente soltanto l'alimentare in questo senso? Si è salvato l'alimentare, perché realmente, come dire, portiamo a casa quello che è necessario e quindi il cibo ce lo continuiamo a portare a casa. Ma ci rimangono tante altre difficoltà che quotidianamente viviamo sulle nostre spalle, quindi sono difficoltà che tutti i giorni le imprese campane vivono, ma ovviamente nel silenzio di tanti enti che avrebbero bisogno di sostenere le imprese. Perché ci sarebbe bisogno di poter dare supporto alle piccole e medie imprese con il sistema bancario, ma se la piccola impresa che è in sofferenza entra in banca, la cosa che si può aspettare è che lo buttano fuori dalla banca. Se invece dovesse aver bisogno di avere contributi per poter avere supporto, aiuto, e quindi lì dovrebbero intervenire le camere di commercio, gli uffici locali, la regione, i comuni, anche lì c'è un silenzio assordante, come se il problema non esistesse. Allora, ci sono tanti enti che purtroppo stanno in silenzio, e io dico veramente in un silenzio assordante, perché in questo momento avremmo bisogno di dare supporto alle imprese, avremmo bisogno di dare garanzia agli imprenditori che entrano in banca e obbligare le banche a dare finanziamenti
alle piccole e medie imprese, fare in modo che gli imprenditori possano cercare di risolvere il problema che hanno oggi, che è il caro energia. Noi di Confesercenti abbiamo messo 20.000 euro a disposizione per gli imprenditori. Chiunque oggi che è iscritto in Confesercenti ci chiede la possibilità di poter avere un contributo di 20.000 euro, con la nostra banca finanziamo direttamente gli imprenditori e quei 20.000 euro ce li ridanno a tassi agevolati in 36-48 mesi. Ci impieghiamo una giornata per poter dare questa erogazione. Queste sono le risposte vere che si possono dare alle imprese in difficoltà. Ma purtroppo noi stiamo facendo la nostra parte e stiamo cercando di fare l'impossibile, probabilmente facendo tanti errori anche noi. Ma c'è un silenzio assordante di alcuni enti che dovrebbero mettersi in campo e fare bandi, aiutare le imprese, dare garanzie per gli imprenditori verso le banche, che non lo stanno facendo. Ecco, lei ha accennato, Presidente, al caro bollette. In questo senso c'è stato l'intervento del governo, probabilmente non sono arrivati gli aiuti di cui il settore del commercio aveva bisogno, ma con questo andamento così negativo, soprattutto per quanto riguarda il calo dei consumi, quali sono, le chiedo, le prospettive per il 2023, appunto per l'anno che è iniziato da poco, insomma? Guardi, allora le difficoltà sono tante, realmente in questo momento abbiamo bisogno di poter aiutare le imprese e credo che dovremmo ritornare, lo Stato deve ritornare, quando parlo di Stato parlo di quello che sono gli enti regionali, le banche, le camere di commercio, dovrebbero ritornare a immaginare che in questo momento le imprese stanno in grande difficoltà e non si può non ci possiamo permettere di lasciarle da sole, dobbiamo dare a loro delle garanzie per poterli mettere in condizione di poter avere contributi da enti e banche. Allo stato attuale io ricordo che un altro peso che è caduto sulle spalle degli imprenditori e nessuno ne parla è che la Comunità Europea ha aumentato di 2 punti di interesse i mutui bancari. Noi ci ricordiamo che abbiamo chiesto a tutti gli imprenditori di fare dei prestiti di 25 e 30 mila euro, quindi mediamente ci sono intorno alle 300.000 imprese in Campania che hanno chiesto contributi e mutui per circa 50.000 euro, che adesso si ritrovano a pagare un 2% in più di interesse. Quindi sono altri 20 milioni di interesse che cadono sulle imprese campane dove in un momento di grande difficoltà non c'è economia. Quindi cosa chiede Confesercenti? La Regione, il Governo, le Camere di Commercio devono fare la loro parte. Devono dare sostegno e contributi per sostenere le piccole e medie imprese. Non lasciamo soli gli imprenditori. Gli imprenditori vanno aiutati, gli imprenditori vanno salvati da questo momento di difficoltà. E non bisogna assolutamente immaginare che se muoiono delle imprese vuol dire che dovevano morire, non c'era speranza per loro. Io a questa logica non mi voglio abituare e non mi abituerò mai. Dobbiamo fare il massimo per poter aiutare gli ultimi, dobbiamo fare in modo che nessun imprenditore possa chiudere, dobbiamo dare garanzie per metterli in condizione di entrare in banca e avere finanziamenti e fare in modo che le loro attività non vengano chiuse. Solo questo può essere la strada per superare il momento di difficoltà, perché questo 2023 peserà tantissimo agli imprenditori e alle famiglie. L'energia non è stata abbassata dal governo nazionale, quindi non ci hanno messo mano alla tasca, non si è fatto nulla per quanto concerne il caro petrolio. E quindi le famiglie continueranno a pagare tutto più caro. In questo momento bisogna salvare le imprese, lo possiamo fare solo in questo modo. Chiaramente, Presidente, abbiamo tracciato un quadro particolarmente negativo del settore del commercio, ma dal vostro osservatorio c'è anche qualche segnale positivo, perché c'è un forte dinamismo, insomma, nel settore delle piccole aziende, c'è lo spirito di impresa che viene fuori, insomma, in questo senso. Guardi, questa è una grande fortuna che ha questa terra perché abbiamo una qualità imprenditoriale elevata. Lo abbiamo visto, come dire, nei momenti di difficoltà. Quando ci sono i momenti di difficoltà, i nostri imprenditori ci sono, riescono a resistere, riescono a trovare delle modalità che gli permetta, di poter stare nel mercato. Quindi hanno avuto capacità e coraggio. C'è un'altra parte del mondo del commercio che sta funzionando, che è quello del turismo, che è eccezionale, ma non serve da solo a poter curare il male dell'economia del nostro territorio. Quindi noi dobbiamo lavorare per fare in modo che gli imprenditori possano avere delle certezze, certezze che sono quelle che il turismo deve continuare a lavorare per 365 giorni l'anno e lì dove ci sono dei buchi le amministrazioni devono inventarsi opportunità per poter portare nel nostro paese, nel nostro territorio,
dei convegni, delle opportunità, fare in modo che nessun territorio si senta solo, fare in modo che i turisti continuino a venire nella nostra campagna, comunicare quello che è la bellezza del nostro territorio, fare in modo che la nostra voce di qualità sia più forte di quella concorrenza degli altri paesi che tende a minare quelle che sono le verità. Perché come abbiamo visto quello che è successo su Ischia, per quanto ci sia stata una grande tragedia, è un piccolo pezzo di Ischia che è stato colpito, non è tutta l'isola di Ischia. E noi questo lo dobbiamo far capire al mondo intero, perché dobbiamo riempire quegli alberghi, dobbiamo riempire un'altra volta l'isola di Ischia, dobbiamo fare in modo che lì possano arrivare dei convegni che possono dare lavoro in momenti di chiusura delle strutture alberghiere, quindi destagionalizzare quell'isola. E fare in modo che ritorni un'altra volta la grande isola che il mondo ci invidia. E queste sono le attività che dobbiamo fare. La politica serve a questo, deve pianificare le cose corrette per poter dare forza al territorio, dare forza agli imprenditori, dare coraggio agli imprenditori. Solo così un imprenditore può continuare a migliorarsi, a lavorare su se stesso, a fare quella palestra fondamentale che gli consente di essere quel passo avanti agli altri imprenditori in Europa che da sempre il mondo ci riconosce. Allora, intanto Presidente, per chiudere questa nostra intervista, lei come Vicepresidente nazionale di Confesercenti ha la delega sul Mezzogiorno, si discute dell'autonomia differenziata, secondo lei c'è davvero il pericolo di aumentare i divari tra Nord e Sud? Che scenari, insomma, sono ipotizzabili? Ma lo scenario che si ipotizza è quello che io credo, prima di tutto, dobbiamo mettere in condizione il Mezzogiorno di avere le stesse opportunità del Nord Italia. Allora, quando avremo le stesse opportunità del Nord Italia? Perché sono 20 anni che pagano la sanità in maniera diversa, poi ci dicono che ovviamente la sanità lombarda funziona e quella del Mezzogiorno non funziona. Certo, noi prendiamo un terzo di quello che prende la sanità del Nord, quindi è ovvio che con pochi soldi puoi fare poche cose. Per le infrastrutture, noi abbiamo costruito autostrade che le abbiamo finite dopo 40 anni, parlo della Salerno-Reggio Calabria, ancora adesso fino a Salerno esiste l'alta velocità, ma da Salerno in Sicilia è tutto un altro mondo, insomma è un terzo mondo per quanto concerne l'alta velocità. Allora, quando metteremo a posto quelle che sono come dire, le opportunità, quando metteremo il Mezzogiorno in condizione di avere le stesse opportunità del Nord Italia, credo che poi a quel punto lì bisogna mettere in condizione le regioni, la politica regionale, comunale, e metterli, come dire, in concorrenza di qualità, fare in modo che chi abbia capacità le possa dimostrare in campo. Ma se mi mettete a correre in Formula 1 e uno corre in Ferrari e l'altro corre in 500, è ovvio, è indiscutibile che ci sarà la Ferrari che arriverà molto prima di me e quindi vincerà il campionato. Se ci mettono tutti quanti nelle stesse macchine, se ci mettono tutti quanti nella condizione di avere la stessa energia, probabilmente qui nel mezzogiorno la differenziata può esserci utile e forse andiamo a giocarci un campionato da poter anche vincere, perché abbiamo una qualità sia politica che imprenditoriale di altissimo livello e amiamo questa terra. Non ci piace fare sempre brutta figura, ma ci piace anche fare belle figure. Bene, analisi sicuramente da condividere. Grazie Presidente Schiavo per questa intervista e naturalmente buon lavoro. Grazie a lei. Grazie. Allora, abbiamo concluso. In regia per noi Aldo Fenizia, grazie a voi che ci avete seguito. Arrivederci.